gli arresti domiciliari. L'autore dell'incendio divampato a Messina il 9 luglio dello scorso anno tra i torrenti San Michele e Annunziata. Si tratta di un 70enne incensurato contestato per la prima volta in Sicilia il reato di disastro ambientale pluriaggravato. Chiusa l'inchiesta sul tesoro della famiglia genovese, le indagini erano scattate lo scorso 23 novembre e avevano coinvolto buona parte della famiglia, 10 gli indagati tra persone fisiche e giuridiche. Assemblea territoriale idrica, adottate le prime scelte strategiche, il sindaco De Luca ha nominato componente del consiglio di amministrazione, l'AMAM sempre più vicina ad essere individuata soggetto tecnico di attuazione del piano d'ambito. La rete ospedaliera pensata dall'assessore Razza proprio non va giù alla UIL, che contesta punto per punto il provvedimento e chiede la convocazione di un tavolo tecnico, e sul Papardo insiste: nessun declassamento. L'ex patrono e direttore generale del Messina, Lello Manfredi, affiancherà il presidente Sciotto. A lui pieni poteri gestionali e l'incarico di predisporre la documentazione necessaria per eventuali ripescaggi.